Buonasera a tutti, stasera parliamo di infortuni. Dimentichiamo per un'oretta la situazione dell'Italia completa, da nord a sud. Spero che tutti stiate bene e cerchiamo di dimenticare la nostra situazione per un paio d'ore. Ciao Barbara. Ciao, buonasera signore, buonasera. Stasera ci dimentichiamo la situazione e parliamo di infortuni, giusto per... che mi sembra... Divertente, infortuni. Vabbè, ma noi l'abbiamo fatta apposta per essere nel mood. Vabbè, non fa niente. Allora, buonasera a tutti. Purtroppo non riesco a farvi vedere la mia faccia per il vostro bene, ma perché non funziona bene la telecamera. Non fa niente. Lo schermo si condivide, quindi partiamo direttamente con gli infortuni. Allora, la comunicazione di infortunio, sia per quanto riguarda gli alunni che per quanto riguarda i docenti, si fa evidentemente dal SIDI e si fa all'INAIL. Si fa entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dalla ricezione, non dall'emissione, il che significa che se qualcuno si fa male, va in ospedale, fa il certificato e me lo porta a scuola dopo 4 giorni, dal giorno in cui me l'ha portato e quindi dal giorno in cui io lo protocollo, ho 48 ore per effettuare la comunicazione all'INAIL. Allora, si entra evidentemente nel SIDI. Credo che questo lo sappiamo tutti, si va nella voce adempimenti INAIL. In questa voce noi troviamo la comunicazioni RLS e denunce comunicazioni di infortunio. Il servizio, diciamo, queste comunicazioni RLS, ve lo dico così per cultura personale, praticamente serve per comunicare il responsabile dei lavoratori. Se abbiamo intenzione di comunicarlo. In genere, però, è una cosa che fanno le ditte private, non serve alle scuole. Non lo so perché ce l'abbiano messo. Io credo che prima o poi diventerà qualche adempimento obbligatorio anche per noi. Per adesso non lo è, quindi non ce ne preoccupiamo. Ci interesseremo invece della voce denunce e comunicazioni di infortunio. Come tutti quanti sappiamo, c'è una differenza tra denuncia di infortunio e comunicazione di infortunio. La comunicazione di infortunio va effettuata quando è prevista una prognosi massima di 3 giorni, escluso il giorno dell'evento. Quindi, da una prognosi di un giorno fino ad una prognosi di 3 giorni, io vado a fare la comunicazione di infortunio. È un adempimento, diciamo, che viene fatto esclusivamente ai fini statistici. Tuttavia, la comunicazione di infortunio può poi diventare denuncia di infortunio e quindi è bene che venga sempre fatta. Quindi, nel momento in cui io ho un referto medico che va da 1 a 3 giorni, io faccio la comunicazione. Dopo il terzo giorno, quindi dal quarto giorno in poi, io faccio la denuncia di infortunio. La comunicazione di infortunio, eccola qua. Allora, noi ci troviamo davanti a questo tipo di schermata. Ci troviamo davanti praticamente a questo tipo di schermata. Nuova comunicazione denuncia, gestione comunicazione o denuncia, consultazione comunicazione o denuncia. Ovviamente nella consultazione io vado semplicemente a vedere quali sono le mie denunce o comunicazioni di infortunio che ho fatto nel tempo, negli anni, ci sono tutte. Tutte da quando il sistema è stato informatizzato. Nella gestione, io vado a modificare, o a cancellare, se ho sbagliato, la comunicazione o la denuncia di infortunio e ad inviarla all'INAIL. Nella nuova comunicazione o denuncia di infortunio, io parto con la mia pratica. Cliccherò evidentemente su nuova comunicazione e denuncia di infortunio, mi trovo questo sbagliato e vado avanti. Ok. Mi trovo questo tipo di schermata, comunicazione, denuncia ordinaria o comunicazione, denuncia contostato. Ovviamente quella che noi andremo a fare come scuola è la comunicazione o denuncia contostato. Perché? Che cosa significa? Significa che noi, diciamo, lo Stato, come la scuola, come ente, è un ente che non paga un premio INAIL annuo.
e che paga esclusivamente l'INAIL nel momento in cui, in una percentuale, con delle percentuali che vengono calcolate di volta in volta, nel momento in cui si verifica l'evento. Di conseguenza io non vado a fare la denuncia ordinaria, che è quella che fanno, diciamo, le aziende private, io farò una denuncia contro Stato. In un certo senso le scuole sono privilegiate perché non pagano un premio fisso annuale di INAIL, ma pagano solo ed esclusivamente in percentuale nel momento in cui si verifica l'evento. Quindi vado in comunicazione, denuncia contro Stato e proseguo. Vabbè, qua ho saltato una parte. Vabbè, praticamente usciva la voce, la schermata con cui che ti diceva di andare avanti. Tu vai evidentemente avanti e apri la denuncia. La prima cosa che ti esce è questo, che si chiama firma autocertificazione. Significa semplicemente che stai andando ad inserire i dati del delegato del datore di lavoro. Tu qua ti puoi trovare la voce o datore di lavoro, e quindi il datore di lavoro fa in autonomia la denuncia all'INAIL, o il delegato del datore di lavoro. È chiaro che noi non abbiamo il datore di lavoro perché il nostro datore di lavoro è il ministero. In questo caso si intende il dirigente scolastico. Io sono il delegato del dirigente scolastico. Evidentemente il mio dirigente prenderà, se non è, diciamo, se è lungimirante, che io qui non, in questa voce non inserisca datore di lavoro, ma delegato del datore di lavoro. Perché? Perché io vado ad inserire il mio nome e cognome, il mio codice fiscale, così come faccio anche su tutti i certificati, cioè io mi assumo la responsabilità di quello che sto compilando, perché io devo esclusivamente compilare, non mi devo inventare niente, ok? Però ci devo mettere il mio nome e cognome. Quindi si saprà che sono io colei che ha compilato. Il mio dirigente vuole che noi mettiamo il delegato. Ci sono alcuni dirigenti che sono, secondo me, un po' superficiali, che fanno mettere qui direttamente datore di lavoro. Non è corretto, cioè lo dico, non è corretto. Ecco perché gli infortuni sono una cosa delicata, perché tu vai a dare proprio i tuoi dati, tu ci metti nome, cognome, codice fiscale, quando sei nata. Questa voce qua, vabbè, Istat esce in automatico, è l'Istat del comune. Esce di nuovo in automaticamente qua, per cui siamo sempre abbastanza attenti quando compiliamo gli infortuni, ok? Perché ci andiamo a mettere il nome e il cognome. Poi vi darò una mia dritta di come faccio io per evitare, diciamo, le rotture di scatole, e questo è quanto. Ovviamente io metterò diciamo, io metterò solo il mio nome e cognome e il codice fiscale, dove sono nato e queste cose qua, però qui l'indirizzo io non metterò il mio indirizzo, io metterò l'indirizzo della scuola perché io sono domiciliata per la pratica che sto effettuando a scuola, ok? Idem per numero di telefono, idem per indirizzo email, idem per indirizzo PEC. Tutti questi dati sono i dati della scuola, cioè significa che io posso anche essere contattata, non mi è mai capitato, su 15 anni non mi è mai successo, però potrei anche essere contattata per un problema di redazione all'interno della pratica, ma devo essere contattata esclusivamente, durante il mio orario di lavoro ed esclusivamente ai recapiti telefonici della scuola. D'accordo? Non so se sono stata chiara. Vabbè, successivamente ci sono poi i dati del datore di lavoro, in questo caso del dirigente scolastico. Chiaramente se qua, se in questa voce qua il dirigente scolastico vi ha detto che non dovete mettere il delegato e si mette direttamente lui, i dati non li andrete poi a ripetere qui. Quindi qui ci va il nome, il cognome, il codice fiscale e tutti diciamo, i recapiti del dirigente scolastico. Idem anche per il dirigente scolastico, l'indirizzo e i numeri di telefono e la mail, eccetera, sono quelli della scuola. Perché ovviamente anche lui è domiciliato per la carica e quindi per la redazione di questa pratica a scuola. Qui, vabbè, la mia è una scuola primaria, però poi troverete scuola secondaria, insomma, primaria e secondaria, queste sono. Poi qua c'è invece il codice INAIL. I codici INAIL fondamentalmente sono tre. Ce n'è uno che è il 2737 per gli alunni e professori della scuola del primo ciclo. Il 2738 per gli alunni e professori del secondo ciclo e il 2739 per il personale ATA, tutto il personale ATA. Questi sono, ma li troverete tutti e tre qui con la descrizione vicino, quindi non potete mai sbagliare. Se è un docente della primaria, metterete il 2737, se è della secondaria 2738, se è ATA 2739.
Invece, scusate, qua ho saltato, non si vede perché l'ho tagliato, però qui è la seconda parte. Una volta che abbiamo finito di compilare questo e ci mette e metti praticamente salva, chiaramente la sede amministrativa dell'infortunato esce in automatico perché si sarà fatto male, diciamo, è sulla pattina della scuola, quindi anche se si è fatto male in itinere, la sede amministrativa per l'infortunio è sempre quella della scuola. Vado a salvare. Quando vado a salvare, mi si apre la seconda schermata, che qui non si vede, ma qui ci dovrebbe stare scritto lavoratore. In questo caso io, fittiziamente, perché ho fatto una prova fittizia da casa, giusto per salvarmi le schermate, ho messo che il lavoratore ero io che mi ero infortunata, che ci manca solo quella verità. Allora, ovviamente, lavoratore, i dati. Lavoratore, quando io parlo di lavoratore, io intendo anche lo studente. Ok? Cioè, viene inteso come lavoratore. Se si fa male, se qua, nella voce lavoratore, se si è fatto male un bambino, un alunno, io qua metterò il codice fiscale del lavoratore, il tipo di personale, perché infatti nel tipo di personale, io mi sono messa personale amministrativo, ma nel tipo di personale io troverò il dirigente scolastico, lo studente, altro, perché potrebbe darsi, che ne so, che si è fatto male. Gli OSA no, perché non dipendono, però per esempio un tirocinante, per dire, non lo so, qualcuno che sta lavorando, adesso stanno venendo per esempio, dovrebbero venire gli psicologi, per dire, e quindi altro, dirigente scolastico, e poi c'è la voce personale ATA che ricomprende i collaboratori tecnici e i collaboratori scolastici. Ovviamente tutti i dati anagrafici dell'infortunato, queste voci qui, una volta che avete messo i dati anagrafici corretti, escono in automatico sia l'Istat che l'ASL, perché chiaramente riconosce l'ASL di appartenenza nel momento in cui io metto il domicilio, la residenza. Il domicilio, qui ve lo dice proprio, va inserito solo ed esclusivamente se è diverso dalla residenza. Allora, qui io ho messo dati non disponibili perché volevo andare avanti nelle schermate, però qua lo dice: il datore di lavoro ha acquisito dal lavoratore il consenso alla comunicazione dei dati personali all'INAIL con le modalità e per le finalità strettamente connesse alla gestione della pratica di infortunio. Allora, per quanto attiene il lavoratore, si presuppone che quando io gli faccio firmare il contratto e comunque in generale, diciamo, nel regolamento d'istituto è previsto che tutti i dati che io do all'interno della scuola possono essere utilizzati per qualunque pratica connessa alla mia persona. Ok? Quindi se io, lavoratore, mi sono fatto male all'interno della scuola, io non spunterò mai qui dati non disponibili. Si presuppone che i dati siano sempre disponibili ed io li fornirò all'INAIL. Per quanto riguarda gli studenti, la cosa è un pochino più delicata. Se quando avete fatto, diciamo, l'iscrizione dello studente, nella pratica di iscrizione avete anche previsto che ci sia una liberatoria per il trattamento dei dati personali a tutte le pratiche, in genere si fa, noi la facciamo sempre, la mettiamo sia nel patto di corresponsabilità e sia vicino alla domanda di iscrizione, noi mettiamo una liberatoria che i genitori ci danno la possibilità di utilizzare i dati, ovviamente per le finalità connesse con il nuovo DGPR, eccetera, eccetera, però si presuppone che questa sia una pratica che, diciamo, il genitore vuole fare. Comunque, se proprio avete dei dubbi, chiedete il permesso al genitore eventualmente di poter trattare i dati, ma ve lo darà sicuramente, perché chiaramente interessa prima a lui, no? Perché state facendo una cosa che va nella sua, come dire, a vantaggio della persona, dell'infortunato, nel caso del genitore, nel caso del lavoratore in generale. Ok. Dopodiché c'è la descrizione di infortunio. Allora, la descrizione di infortunio in genere vabbè, qui lui ti crea, una volta che tu hai salvato, diciamo, questa parte qua superiore, tu salvi, ti dice la pratica è stata creata con il numero e ti dà un numero di pratica. Ovviamente io questa pratica dopo la sono andata a cancellare, se no poi dopo, però l'ho creata fittiziamente. E
Qui si va a fare la descrizione di infortunio. La descrizione di infortunio viene fatta con alla mano il certificato medico per quanto riguarda tutti i dati sanitari che dopo vi verranno richiesti e per quanto riguarda gli accadimenti, quindi gli eventi, viene fatta con alla mano la relazione di infortunio. Nel caso dello studente, fatta dal docente, nel caso del lavoratore non è obbligatoria, però io vi suggerisco sempre di farvi fare una relazione anche dal lavoratore, cioè un collaboratore scolastico, vi dico un caso che capita da noi, cade mentre va a buttare la spazzatura, cade fuori dalla scuola, il cassonetto stava a 20 metri dalla scuola, è caduto, si è fatta male. Dopodiché è voluto andare via. È voluta andare via in maniera autonoma, quindi non è voluta andare via con l'autoambulanza. Allora, io mi sono fatta fare, per fortuna, una dichiarazione nella quale mi facevo dire che lei andava via, a che ora andava via e quello che era successo precisamente. Perché? Perché se io, Barbara Maniscalco, devo andare a descrivere l'infortunio e come voi avete visto sopra, io ci metto il mio nome e cognome, ok? Dopo, queste sono cose che purtroppo, soprattutto nel caso del lavoratore, si va sicuramente in causa. Cioè, questo episodio che io vi ho raccontato della spazzatura, noi abbiamo ancora una causa aperta con questa persona e sono, penso, questo è il quarto anno. Ok? Quindi è il caso di farsi fare una relazione dettagliata, certo se sta male e che si è fatta male, se ciaccata, insomma, non mi sembra il caso, però ci saranno sicuramente dei testimoni, fatevi mettere qualcosa per iscritto. In questo modo, quando voi andate a descrivere l'infortunio, vi prendete una responsabilità relativa, perché relata refero, cioè state riferendo qualcosa che vi è stato detto, e che, anzi che sta scritto, altrimenti voi descriverete qualcosa che vi è stato solo detto e insomma la responsabilità. Non succede mai niente, perché ripeto, non è mai successo niente, però insomma per tranquillità io dico sempre che per 1.000 euro al mese uno deve lavorare tranquillo, quantomeno tranquillo. Insomma, non si deve andare poi dopo 3-4 anni per niente a fare qualche causa, anche solo come testimone, perché sono scucciature. Va bene. Il luogo dell'evento, questo vi uscirà in automatico, l'ho tolto chiaramente perché sennò si vedeva qual era la scuola. L'indirizzo lo dovete mettere, la nazione la dovete mettere ed è evidentemente la scuola. Questo vi uscirà in automatico e anche questo vi uscirà in automatico, vale a dire l'ASL e l'ISTAT. Infortunio in itinere. L'infortunio in itinere, credo che lo sappiate, è quello che avviene nel tragitto da casa a scuola o da scuola a casa. Al massimo l'INAIL rimborsa, cioè riconosce come infortunio solo quello che è accaduto nel giro di un'ora prima dell'ingresso a scuola e di un'ora dopo l'uscita dalla scuola. Poi è evidente che se qualche docente si fa male dopo un'ora e mezza e vi vuole comunque fa e vi fa comunque per venire il referto, voi gliela fate la pratica di infortunio, ma molto probabilmente non avrà un euro, perché poi c'è tutta una normativa. Questo per quanto riguarda gli infortuni in itinere del personale, perché addirittura per l'alunno l'infortunio in itinere non è riconosciuto. Mi è capitato, l'INAIL mi ha proprio comunicato che l'infortunio in itinere per gli alunni non è riconosciuto. Non lo so perché, però è così. Però è chiaro che se il genitore vi dice io mi sono fatta male mentre sono uscita da scuola, stavo attraversando, mi ha buttato sotto una macchina e voi glielo fate. Dopodiché sarà l'INAIL a valutare. Non vi piglia mai la responsabilità di dire no, ma quella l'INAIL non rimborsa. Ma non se lo vedesse l'INAIL. Ok, incidente con mezzo di trasporto, chiaramente se è successo, se sia in questo qui si mette sia che se la persona era alla guida, ok? Che se è stato diciamo, investito, cioè se ha avuto un incidente, se gli è occorso un incidente con un mezzo di trasporto. La data dell'evento, le ore, l'ora precisa, anche questo tecnicamente ve lo dovreste far dichiarare nella relazione dal docente nel caso dello studente, dall'infortunato o dal testimone nel caso del personale. Durante quale ora di lavoro? In genere, vabbè, la prima, la seconda, insomma, quello poi lo dovete vedere quando accade. Giorno festivo a scuola è difficile. Capita
Capita forse solo quando c'è qualche, quando ci sono le elezioni degli organi collegiali, quindi solo del consiglio di istituto, perché a volte si fanno le votazioni, no, sempre si fanno le votazioni anche di domenica, ma dovrebbe essere proprio una sfortuna che si fa male proprio quel giorno, turno di notte, questo solo per i convitti e semiconvitti. Allora, qui poi si mettono invece i dati del certificato, ovviamente quello lì, l'identificativo, la data del rilascio. E qua appunto c'è la data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del primo certificato medico. Perché? Perché da quella data decorrono le 48 ore nelle quali io devo fare la comunicazione. Il periodo di prognosi, non ve lo inventate, sta sul certificato. Se la prognosi ovviamente è inferiore ai 3 giorni, io sto qui, quindi sto facendo la comunicazione. Se è superiore ai 3 giorni, io sto facendo la denuncia. Se non c'è prognosi, quindi se l'infortunio è riferito solo al giorno dell'evento e quindi non c'è prognosi, ovviamente come dire, tutto questo ambaradan non si fa proprio. Cioè, se io mi faccio male, vado all'ospedale e l'ospedale mi dice: no, vabbè, non è successo niente, tornatene a casa, quindi non c'è nessuna prognosi neanche di un giorno, la comunicazione di infortunio non si fa. Allora, questa è la parte scocciante. Questa parte qua voi ve la dovete trovare inderogabilmente nella relazione di infortunio, perciò la relazione di infortunio deve essere fatta bene. Se non vi piace, per esempio, se il docente vi fa una relazione di infortunio e voi la leggete e vi rendete conto che da quella relazione non riuscite a rispondere a tutte queste domande, fatevela rifare. Gliela restituite dicendo: guarda, abbi pazienza, così come in un da protocollo, me la devi rifare. Perché se no poi dopo vi trovate voi cioè veramente vi trovate, può essere scocciante, ripeto, non sono problemi, ma sono sempre scocciature, perché in che modo è avvenuto l'infortunio e quindi il modo in cui è avvenuto preciso, che cosa stava facendo, stava camminando, non stava camminando, è stato improvviso, non è stato improvviso. Io vi suggerisco di scrivere e di suggerire ai docenti, nonché anche al lavoratore, ma soprattutto ai docenti, di scrivere sempre che l'infortunio è avvenuto in maniera imprevista. Ok? Perché? Perché se era prevista ti dicono: allora lo potevi evitare, non ti diamo un euro, oppure non hai sorvegliato bene. Quindi nella relazione ai docenti glielo faccio scrivere sempre in maniera, mentre stava prendendo il pennarello, stava dall'amichetto, se l'è inavvertitamente infilato nell'occhio, ogni ovvero, venendo creatura o compagna, ce l'ha infilzata rin dall'occhio, in maniera imprevista ed imprevedibile. In che senso? Nel senso che io, nonostante io sono un bravo docente e stavo sorvegliando bene, in maniera del tutto imprevista, è una cosa che non ho potuto evitare. Dove? Vabbè, il luogo fisico dove è avvenuto, che tipo di lavorazione stava svolgendo? E qua ci dovete mettere che stava facendo, stava scrivendo, stava leggendo, stava camminando, vabbè. Era il suo lavoro consueto, allora qua dovete mettere per forza sì, a meno che non volete far andare in galera il dirigente scolastico e con lui anche voi. Nel senso che se per esempio si fa male un collaboratore scolastico che stava pulendo il vetri su uno scaletto, cosa che non doveva fare, ovviamente io dirigente scolastico, io DSGA dirò che non lo sapevo e che lui è salito perché a capa sua c'ha il tesaglingo scaletto, mentre invece non avrebbe dovuto farlo. Però l'INAIL non lo rimborserà neanche. Cioè, se io, collaboratore scolastico, sono salito su uno scaletto e sono caduto e mi sono rotto una gamba, siccome non è previsto da contratto che io debba salire sullo scaletto, l'INAIL mi dirà: ma te chi ti ha cecato di salire sullo scaletto? Quindi se mi deve dare 10, me ne dà 5. Per cui il lavoro che stava svolgendo l'infortunato è sempre quello consueto, anche perché poi, sinceramente, soprattutto nel caso dei bambini, ma non è che chissà che cosa fanno le cose loro consuete, tra cui si picchiano, si buttano le cose addosso e si fanno male. Allora, al momento dell'infortunio, cosa stava facendo? In particolare, qua vogliono sapere proprio particolareggiatamente che cosa stava facendo, che ne so.
Stava scrivendo, allora, per dire, che cosa stava facendo? Stava scrivendo, era seduto e stava scrivendo, lo potete anche ripetere, perciò vi dico, qua è molto, fatevelo, copiate precisamente quello che c'è sulla relazione. Che cosa è successo di imprevisto per cui è avvenuto l'infortunio? Allora, io normalmente qua dico niente, cioè di imprevisto non è successo niente, cioè nel senso che, chiedo scusa, qua scrivo, è successo di imprevisto che... diciamo, non, come dire, è l'evento in sé che è imprevisto, cioè, come dire, non una cosa in particolare, l'accadimento in sé che è successo è imprevisto perché io non lo potevo prevedere, ok? Praticamente è sempre imprevisto. In conseguenza di ciò, cosa è avvenuto? Si è fatto male, che ne so, l'occhio. Vabbè, sai che è avvenuto? Natura della lesione, qua vi usciranno tutte le nature, la natura della lesione, se è una distorsione, se è una distrazione, se è una... Questo però pure ve lo trovate sul certificato medico. Sede della lesione, il luogo, cioè polso, gomito, eccetera. Altra natura, qua lo dovete descrivere, ma in genere non ci metterete niente, nel senso che quello che c'è sul certificato medico è che dà luogo, diciamo, all'infortunio, quello vedrete insieme. Salviamo questa parte qua e dopodiché andiamo, ci uscirà questo tipo di schermata. In pratica la denuncia si salva e noi è come se la perdessimo, di conseguenza andiamo a ricercarla. Quindi andiamo nella parte questa che abbiamo visto prima, cioè gestione, comunicazione, denunce di infortunio e andiamo in Barbara, scusa, Sì. Barbara, non alleghi tu i file del pronto soccorso? Non allego il... Ah, forse non è uscito. Sì, si deve allegare, sta qui, Certo. sta in questa parte qua. O lo trovi anche all'inizio. Allora, sì, si deve assolutamente allegare, assolutamente sì. All'inizio, Sì, all'inizio proprio. È no? All'inizio. vero, hai ragione. Non ho salvato la parte, sì, c'è dalle... Vabbè, quello ti esce poi in automatico, ti dice allegare i file. Aspetta, ora andiamo a riprendere. Questa qui, in questa Sì, parte sì, qui, in sì, sì. fondo a tutto, vi chiede di allegare dei file qua, questa parte che non c'è. E i file saranno evidentemente la relazione del docente e il certificato medico. Grazie che me l'hai ricordato perché me l'ero... No, Barbara, allora io mi sono fatta la fotocopia di quello che tu hai stampato, hai scaricato, l'ho messa avanti e indietro e loro mi devono rispondere in maniera dettagliata quello che è Brava, successo. È hai fatto solo bene. l'INAIL, poi una volta che io allegavo pure il certificato, questo qui, mi ha chiamato e mi ha detto: no, signora, a noi interessa il pronto soccorso, lei lo deve mandare all'assicurazione. L'assicurazione, sempre protocollato, perché deve essere sempre protocollato, deve mandare la parte dell'autocertificazione dove lo è la docente, educazione fisica o chi per lei mette la descrizione dettagliata più il referto. Ok? Continuo, grazie. Allora, noi dico questo, per quanto riguarda la relazione, io la leggo sempre, dopo vi faccio vedere uno degli infortuni che ho fatto io, perché ce la leggo sempre? Non ci hanno mai contattato per dire di non allegarla, perché in realtà, diciamo, non è che loro possono rifiutare un documento che tu gli invii. Vi spiegherò poi perché, giusto per, diciamo, a tutela di quello che diceva giustamente anche, non mi ricordo, no, Angela, perché in realtà nel momento in cui tu hai a che fare con i ragazzi grandi, quando nelle scuole, diciamo, in primarie è un pochino più scocciante, soprattutto anche i docenti non sono proprio, noi abbiamo provato, io anche io ho provato a dargli il modulo perché quello si stampa appunto dal sito dell'INAIL, però sinceramente non erano tanto per la quale, per cui abbiamo preparato quella che poi dopo vi faccio vedere, una relazione di infortunio che più o meno prevede tutte le cose che servono per l'INAIL, diciamo, più o meno. Allora, poi, però, se voi riuscite a farvi compilare il modulo così come sta dal docente, ma tanto di cappello, purtroppo noi a scuola non ci siamo riusciti. Allora, dopodiché vi andate a ricercare la denuncia in lavorazione, e quello ve la tira fuori e semplicemente la inviate. Quella lì, ovviamente, era una.
Comunicazione, noi stiamo parlando di una comunicazione di infortunio, ok? Fino adesso abbiamo parlato della comunicazione. Che cosa succede invece quando devo fare una denuncia? La stessa, cioè praticamente il modello è identico, ok? Proprio uguale. Io vado qui, invece di trovarmi comunicazione di infortunio, mi troverò denuncia. Che cosa faccio? Quando io vado a cliccare su denuncia, me lo dice la denuncia è il prolungamento di una comunicazione? Okay. Nel mio caso sì, perché io ho fittiziamente detto che la comunicazione di infortunio che avevo fatto precedentemente, che quindi era per una persona che aveva un referto, diciamo una prognosi inferiore ai 3 giorni, si è improvvisamente trasformata in una denuncia. Vuol dire che questa persona ha avuto un certificato medico successivo a quello precedente. Di conseguenza io spunto su denuncia di infortunio e vado avanti. Chiaramente, se la denuncia non è il prolungamento di una comunicazione, io metterò no e quello me la aprirà lo stesso. Ok? Allora, le schermate sono esattamente le stesse, quindi non ve le ho messe tutte. Ci sarà la firma di autocertificazione, quindi quella nella quale io andrò a dire tutto l'ambaradanno sul delegato, eccetera. Poi ci sarà il datore di lavoro. Ci sarà la descrizione dell'infortunio. Ah, qui cambia una cosa però. A questo punto lui vi chiederà l'indirizzo mail dell'unità produttiva, la PEC dell'unità produttiva, l'indirizzo per la corrispondenza. In pratica è un pochino più fiscale, perché ovviamente in questo caso, siccome la comunicazione viene fatta solo a fini statistici, mentre invece in questo caso sicuramente si procederà e ci sarà poi, ci saranno anche dei. Ci potrebbero essere anche delle azioni legali, perché per dire se l'INAIL decide di liquidare e la persona non accetta la liquidazione, probabilmente si andrà poi in causa e quindi qui ti chiedono dei dati un po' più precisi. Ok? E poi, vabbè, dati del lavoratore. Infatti, se vedete la denuncia ha lo stesso identificativo della comunicazione, proprio perché io fittiziamente ho fatto finta che questa denuncia fosse conseguenziale alla comunicazione. Barbara, scusa, Dimmi. posso chiederti, se Dimmi, no poi lo dimentico, ma nel momento in cui tu hai la comunicazione, subito dopo hai l'infortunio dopo i 3 giorni, cosa fai? Vai a riprendere no, io non la vado a riprendere. comunicazione? No, no, no. Ecco, questo non l'ho capito. L'INAIL mi dice qui che la mia comunicazione di infortunio precedentemente fatta diventa una denuncia, ma me lo dice, diciamo, la normativa dell'INAIL, nel senso che l'INAIL mi dice fino a 3 giorni di prognosi tu fai la comunicazione, dal Sì, quarto no, giorno. questo lo so. No, no, mettiamo il caso che tu hai 3 giorni, giusto? Poi magari il medico ti dà più giorni. Tu cosa fai? Lo comunichi lo stesso all'INAIL, vai a prendere la denuncia. Io Allora, questo non se riesco a io capire. ho avuto un certificato fino a 3 giorni, ho fatto correttamente la comunicazione. Certo. Lui ti dice la denuncia è il prolungamento di una comunicazione, tu gli dici sì, ti apre tutte le comunicazioni che tu hai fatto. Ovviamente si presuppone che sia l'ultima che tu hai fatto, Okay, no? Chiaramente tu ci avrai il nominativo, quindi lo sai. Nel momento in cui tu fai, quello ti dice comunicazione e denuncia, la denuncia e il prolungamento, sì, ti esce l'elenco di tutte le comunicazioni che sono state fatte fino a quel momento. Evidentemente quella lì che si è trasformata in denuncia dovrebbe essere statisticamente il 99,9%, a meno che non hai fatto 50 comunicazioni in 3 giorni, ma non te lo auguro, comunque statisticamente dovrebbe essere l'ultima. Comunque. Se non ti ricordi chiaramente, perché può capitare che non te lo ricordi, il numero di pratica, lo vedrai dal cognome, no? Della persona, dal codice fiscale. Non so se sono stata chiara. Datore di lavoro, tutti i dati del datore di lavoro. Abbiamo detto che i dati sono un pochino più, ripeto, sempre per l'invio della corrispondenza, perché poi si presuppone che a questa cosa seguirà una liquidazione. I dati del lavoratore. Allora, dopodiché, vabbè. Descrizione dell'infortunio, sempre come è uguale, cioè diciamo, la descrizione dell'infortunio come per la comunicazione, identica, quindi ve la troverete. Quello che troverete in più, quindi sempre infortunio in itinere con mezzo di trasporto, però io vi volevo farvi dire una cosa. Vabbè, c'è il primo certificato medico e c'è il certificato medico successivo al primo.
proprio per questo motivo, perché se il primo potrebbe darsi appunto che il primo era di 3 giorni e quindi io ho fatto la comunicazione, no? Potrebbe darsi sicuramente così. Dopodiché, perché io a questa comunicazione faccio seguire la denuncia? È perché evidentemente c'è stato un certificato medico successivo al primo che mi ha portato a dover, ad aumentare il periodo di prognosi e quindi devo fare. Barbara, il Sì. periodo di prognosi è sempre l'indomani del certificato, giusto? Sì, Noi, certo. ok. Cioè contiamo sempre non il giorno in cui ti rilasciano il certificato, ma dall'indomani, In che giusto? senso? Scusami. Allora, io oggi vado a pronto soccorso, giusto? Sì. Domani mi presentano il certificato, io amministrativa, quando faccio periodo di prognosi dal... Sì. Io faccio non da 14, ma da 15. Dal Vabbè, dal giorno successivo, perché giorno il giorno successivo. dell'evento non si conta mai. Ok. No, no, era Ma solo una questo sicurezza. anche perché nella comunicazione, appunto io dicevo, la comunicazione, nel caso in cui io esco, mi faccio male e me ne ritorno e quindi ho un giorno di prognosi, quel giorno non si conta, perché non ne manca prognosi, il giorno dell'evento non si conta. È sempre il giorno successivo, appunto, successivo a quello in cui è occorso No, l'evento. normalmente alcuni, io così ti parlo in generale, Sì. io sì lo faccio, però magari alcuni mettono periodo di prognosi dal giorno in cui tu hai certificato perché c'è scritto lì, che ne so, da 14 a 24. Invece io conto sempre dal giorno Allora, successivo. guarda, onestamente anche io conto sempre dal giorno successivo, però Però ti alcuni non dico, lo fanno perché no, mettono, dice... alcuni non lo fanno, però ti dico che, diciamo, non è proprio fondamentale, nel senso che siquome l'INAIL liquida, diciamo, in maniera forfettaria, se non sbaglio, il 6% ogni 10 giorni e poi aumenta, ma non mi ricordo bene quali sono le percentuali. Se vi interessano, dovrei avere anche la normativa in questo senso. Siccome loro liquidano, secondo me, diciamo, come cosa formale è più corretto, proprio perché nella comunicazione loro il primo giorno di prognosi non te lo considerano, idem anche nel secondo certificato medico. Però, voglio dire, errore veniale, cioè anche a me è capitato che delle colleghe mettessero precisamente quello che stava scritto sul certificato. Io credo che si può considerare errore, ma è errore, diciamo, veniale, nel senso che l'INAIL liquida in maniera forfettaria, per cui un giorno in più, un giorno in meno, tanto non ti pagheranno mai tutti i giorni. Quindi, voglio dire, siccome liquidano in maniera forfettaria, sì, Io è più corretto. normalmente io lavorando in una scuola superiore, più che altro sono i ragazzi. Quindi dico il Ragazzi, rientro delle certo. ragazze, più che altro è quello. Grazie. Certo, prego, figurati. Allora, quello che vi volevo far notare qui è questa voce qui, malattia infortunio. Ok? Questa è una voce che si è aggiunta dal 12 novembre, ne siamo tutti lieti e felici. Poi vi ho aggiunto anche una piccola nota dell'INAIL, appunto del 12 novembre, ed è quello che può succedere durante il periodo, durante il Covid. Allora, in pratica, l'INAIL ha deciso, di concerto con il Ministero della Salute, che se il lavoratore dimostra che si è infettato, si è preso il Covid sul luogo di lavoro, può essere risarcito. Ok? Non si è ancora capito in quali modi, in quali tempi. Mi pare Tu cosa l'INAIL... metti là? Malattia e infortunio cosa metti? Per No. adesso non ho messo ancora niente. No, nella norma tu che metti? No. Malattia e infortunio? Nella No, norma quando certo, tu... no, no, metti no, metti no. Però adesso, diciamo, nell'ipotesi in cui qualcuno si riesca a farsi fare un certificato medico per Covid e ti dichiari, e quindi ti autocertifichi, credo, che si è preso il Covid a scuola, bisogna fare anche questo tipo di infortunio. Siccome poi, qual è il punto? Che se io mi sono preso il Covid, sicuramente è superiore a 3 giorni, perché non ci sarà comunicazione. E certo, il minimo è E comunque 14 questo è giorni. tutto molto work in progress. Madonna, Qua, speriamo che non si apre questa maglia, speriamo che non perché se succeda no proprio, no? amministrativi Guarda. ci spariamo. Bravo, non lo dire a me, infatti io spero che chiudiamo. Va Sì.
Va bene, poi alla fine c'è anche un'altra, però tenetela sotto controllo. Chi si occupa degli infortuni tenesse sotto controllo questa cosa, ve l'ho detto, eventualmente Ma nel parliamo tempo. di docenti o parliamo anche del... Io così, io non ho letto la normativa, non so niente. Neanche Ma io, non lo anche gli sappiamo alunni. ancora, non lo so. Speriamo di... Però a questo punto io ho paura, Angela, che si possa estendere anche agli alunni. E scusami, se tanto mi dà tanto, tu che dici? E ci spariamo, perché noi siamo in DAD e abbiamo più di 1800 ragazzi, pure la noi metà vediamo sono tutti asintomatici. Qui è sempre lo stesso. E qua ovviamente vi chiede i dati per l'autorità di pubblica sicurezza, perché sapete che non si fa più, Angela lo sa meglio di me, non si fa più la comunicazione per fortuna alla polizia. E qui, No, no, le inform... Barbara, solo una cosa volevo, Sì. solo un chiarimento, perché Sì. quando dice era il suo consueto lavoro, Sì. Per esempio, per gli studenti che fanno Sì. educazione fisica, oppure tu che cosa metti? Sì, perché per me è un lavoro, allora fare educazione fisica per uno studente è un lavoro consueto, è previsto dall'attività, è previsto dal dal collegio docente, è previsto dal piano delle attività, è Quella volta previsto, è consueto. No. Tu metti no? No, io metto no. E era perché consueto, metti no? Perché scusami, se l'attività, se scusami, l'educazione fisica è prevista Sì, dal. ma per quanto riguarda l'educazione fisica, era, per esempio, che ne so, stavano facendo, stava saltando e ha messo il piede male, mica che quello è un suo consueto lavoro, era una cosa che è attinente all'educazione fisica, non era un Vabbè. lavoro consueto, consueto significa che viene fatto ripetutamente, no? Ma scusami, però, allora quando sta in classe e fa lezione e si fa male, mica è consueto che si fa male mentre sta in classe e fa lezione. Non lo so, io credo che questa sia, diciamo, una questione di lana caprina. Per me, ti dico la verità, per me, diciamo, se è previsto nel piano delle attività, così come io mi posso fare male in classe mentre sto facendo latino, perché in quel momento faccio una cosa inconsueta, imprevista ed imprevedibile, la stessa cosa mi può accadere in palestra mentre io sto facendo un'attività che era assolutamente prevista, mi può succedere una cosa inconsueta, però l'attività era prevista, fa parte del mio lavoro, tra virgolette, del mio lavoro consueto. Cioè, credo, però ti ripeto... No, vabbè, io sto ascoltando perché appunto voglio apprendere No, è di un più. confronto, no, io me è un confronto, nel senso che ti ripeto, sono interpretazioni. Per me tutto quello che è previsto dal piano delle attività, che è previsto come attività dello studente, l'educazione fisica è un'attività consueta, la fa due volte a sé. Era in palestra nell'orario previsto dall'orario del piano delle attività? Sì. Okay. Se non è, se stava in palestra durante il piano, diciamo, durante... quando non doveva starci perché stava per i fatti suoi, se ne è chiuso con compagni, se ne è fuggita in da classe e si è messa a giocare pallone, allora là era inconsueto. Però io comunque non lo scriverei, perché si presuppone che il ragazzo è sfuggito alla sorveglianza del docente e si mette il docente in una situazione, né il docente te lo dichiarerà mai, Io, a meno che non è scemo proprio. Oddio, può capitare, da noi può capitare, è capitato di tutto. Ok, allora, preferibilmente si scrive sì, giusto, più che altro è un po' per... No, per no, un po'... Ti ripeto, io onestamente per me, nel momento in cui tu dici che è inconsueto, significa che tu stai facendo fare a quella persona qualcosa che all'interno dell'istituto scolastico non è consuetudine venga fatto. E allora ti stai mettendo in una posizione, io credo, però questa è una mia interpretazione, ti stai mettendo in una posizione di... difficile, ecco, io direi che è un po' da parte mia, un po' una paraculata mettere sempre sì, un po' a cautela un po' di tutti, perché si presuppone che tu all'interno di un'istituzione scolastica non faccia fare nulla di inconsueto, poi che al momento dell'infortunio stesse facendo una cosa in particolare, e allora tu la puoi dire che cosa è successo di imprevisto durante la sua consueta attività. Allora, quello stava facendo l'attività consueta, però purtroppo imprevistamente si è fatta male. Sono i dati per l'autorità di pubblica sicurezza. E questa poi è un'altra cosa che ti chiedo. La lesione sembra aver provocato la morte, sembra poterla provocare. Vabbè, ovviamente si dirà sempre no. Sembra poter provocare un'abilità. Anche qui ti chiedono di fare delle dichiarazioni che tecnicamente tu in qualità di medico, in qualità di non personale medico, ma non potresti proprio fare.
Cioè, tu mi chiedi entro quanti giorni si presume che possa durare l'inabilità temporanea al lavoro? E questo, vabbè, io ce lo metto perché c'ho il referto. Entro quanti giorni si ritiene che sia possibile conoscere l'esito definitivo? Ma io che ne so? Chiaramente io metto lo stesso numero di giorni che stanno sul referto medico perché non sono un medico. Cioè, io cerco E tu di questa essere. parte, Barbara, questa parte di qua la compila entro quanti giorni si ritiene? Io rispondo agli altri di sopra no, ma qua entro quanti giorni si ritiene? Siccome non è Io obbligatorio, non metto, metto no, non è niente. obbligatorio. Io di solito, allora ti dico la verità, io questa Io parte qui, metto sola. vuoi sapere cosa faccio io personalmente, questa parte qua, io spunto qua. Non sono disponibili perché per me io non sono un medico, ripeto, io ci metto il mio nome e cognome, io non sono un medico. No, E invece noi questa. no, non mettiamo il nostro nome e cognome, noi mettiamo il dirigente. Invece no, perché ti ripeto, purtroppo è possibile che il dirigente ti chieda, ti qualifichi come delegato. Allora, nel momento in cui io metto il mio nome e cognome, perciò io poi sto molto attenta, ti dico la verità, per dire quando tu mi dici era il lavoro consueto, sì, per me era consueto, perché stavo con il docente, stavo in da palestra, sì, ma stavo con il docente, stavo con la sorveglianza, le informazioni sono disponibili? No, io No. quando posso cerco di compilare il meno possibile, poi ti faccio vedere uno di quelli che compilo io di solito. A me hanno detto tu devi compilare solo la parte dove ci sono gli asterischi, le altre parti non te ne può fregare di meno. Questa Poi pure c'è un la parte dove ci sono le asterisco, sì, per bravi, te più vai tu a fondo, più ti metti bravissima, nei casini, bravis. E capito? questo, allora, su questo sfondi una porta aperta, soprattutto quando ci metti il nome e cognome. Guarda, su questo sfondi assolutamente una porta aperta. Infatti poi ti faccio vedere, perciò dico, ve ne ho salvato uno di quelli che compilo io, così ti rendi conto del perché io poi. Allora, le altre persone rimaste lese nel medesimo infortunio, vabbè, se ci sono altre persone, eccetera. Qui anche qui, infatti, come dice giustamente Angela, meno compiliamo e meglio è, perché tecnicamente qua, vabbè, se ci sono altre persone lese nel medesimo infortunio, qua purtroppo bisogna metterci il nome e cognome, perché i dati di queste persone rimaste lese nel medesimo infortunio, noi non li possiamo mettere da nessun'altra parte, ma è probabile che non sia personale scolastico, quindi a noi non ce ne importa proprio, però siccome è una cosa che interessa la direzione territoriale del lavoro, io ce lo vado a mettere qua, il nome e cognome degli eventuali altri lesi. Ok, la denuncia è finita. Ah, vabbè, no, scusatemi. Comincio col salvare la denuncia, dopodiché poi mi chiede se ci sono i testimoni. In genere, diciamo, nel caso dei lavoratori ci sono, nel caso degli studenti, noi abbiamo gli studenti della primaria, quindi diciamo i testimoni, no, non lo compilo mai, quasi mai io. E I poi, testimoni, Barbara, il dimmi, dimmi, testimone noi mettiamo docente. dell'evento. Ah? Per esempio, mettiamo la docente se nel momento in cui un alunno, io parlo sempre degli alunni perché i docenti di me non ne abbiamo, ma più che altro gli alunni sì, noi mettiamo Ah, voi mettete la sempre testimone come? Sì, nel la caso degli docente, alunni, nome e sì, nel caso. cognome, poi l'indirizzo della scuola, insomma, le solite cose. Sì, nel caso degli alunni puoi metterci la docente come testimone, però sai cos'è? È sempre lo stesso fatto. Allora, la docente ha l'obbligo di sorveglianza del bambino, non ha l'obbligo però di fare eventualmente il testimone in un'eventuale causa, cioè la docente può, in quanto sorvegliante, produrre la sua memoria scritta e lo fa nel momento in cui mi produce la relazione, potrei, sì, puoi metterla anche qua, anzi, secondo me fate bene, le docenti vi lasciano fare questa cosa, per esempio le nostre docenti producono la loro memoria scritta, perché è capitato qualche volta che siamo andati in causa e le docenti poi sono state chiamate a prescindere come testimoni, nel senso che loro sono già testimoni tout court perché hanno l'obbligo di sorveglianza, cioè non sono testimoni, sono sorveglianti. Allora producono la memoria scritta, però loro hanno prodotto la memoria scritta, non sono mai venute, per esempio, al Tribunale Civile, al giudice di pace, perché il testimone, diciamo, io intendo un testimone altro rispetto al docente, perché si presuppone che il docente, in qualità di sorveglianza, più che testimone, è proprio responsabile. Nel caso di, soprattutto nel nostro caso, che sono minori. Però sì, ci sta anche qui. Voglio dire, io credo che tutto quello che ti evita poi un lavoro successivo, va bene, va bene farlo. Tutto quello che ti può creare una problematica, in generale, come giustamente dicevi anche tu, io lo evito, diciamo. Dopodiché può capitare che
Vabbè, ci sia un incidente con un veicolo a motore. Questo ovviamente capita nel caso degli incidenti, può capitare nel caso degli incidenti solo in itinere, ok? In quel caso si inseriscono i dati dell'autorità di pubblica sicurezza e i vari dati del veicolo, del conducente, i dati del proprietario se diverso dal conducente. Devo dire, questo non mi è mai capitato. Allora, dopodiché, ma perché, dove siamo qua? Ah, ok, sì, i dati sempre del conducente. Fatta questa parte qua, la denuncia è finita e si invia. Io vi ho messo, infatti, si salva, si invia tranquillamente. Vi ho messo qua una delle denunce che faccio io di solito. Questo è un cioè, che facciamo tutti noi di solito. Però quello che vi volevo far vedere che è interessante, questo è il modello che diceva giustamente Angela, il sito vi restituisce questo tipo di modello che poi va stampato, firmato. Giustamente, se lei riesce a farlo compilare vuoto dal docente e quindi ce lo allega poi come relazione, è una buona cosa. Diciamo che i nostri docenti sono un po' restii a fare questo. Vi voglio far vedere questo perché per questa cosa qua. Qua i dati del primo, in questo caso era un primo certificato. Questa è una cosa che io ho fatto a dicembre del 2019. Allora, descrizione dell'infortunio, perché io allego sempre la relazione? Per questo motivo qua. Io ritengo che in qualità di assistente amministrativo che compila un infortunio e che ci mette nome e cognome, non è tenuta a descriverti come è avvenuto l'infortunio. E quindi tu non mi puoi dire che io non ti posso allegare la relazione, perché io te la lego e tu te la leggi. Perché io non c'è stato quando chi si è fatta male e non c'è sta scritta nessuna parte che per 1.200 euro mesi mi ha dato da descrivere una cosa alla quale io non ho assistito. Quindi questi sono gli infortuni che faccio io. Vedi la relazione della docente, vedi la relazione della docente, vedi la relazione della docente e non mi rompere le scatole. No, ma Fondamentalmente, comunque, cioè. Barbara, mi dai una buona dritta perché Ti io devo dico, ma perché scrivere. Angela, io sono sempre dell'opinione che purtroppo, ti ripeto, nel momento in cui io ci metto il mio, io non ho problemi ad assumermi le responsabilità, qualunque tipo di responsabilità, però è pure scocciante che tu dopo 3-4 anni vieni chiamato perché semmai qua invece di scrivere una cosa ne hai scritto un'altra rispetto a un qualcosa nel quale tu non eri presente, mo ci vuole, non eri testimone. Allora io personalmente, ma io Barbara Maniscalco, che non vi No, sto ma io dicendo che Barbara, potete fare così, potete io fare, leggo io la quello. faccio così. No, no, ma mi Avvia hai tu dato dentro. una bella dritta perché io con il modulo che abbiamo a scuola, naturalmente l'auto dove dice nome dell'alunno, poi descrizione in maniera dettagliata, Certo. stava correndo. Io gli dico, professoressa, mi raccomando, scrivete sta patella, ma normalmente non lo fanno. Allora cosa ho fatto? Questa parte di qua, non è che loro mi compilano, cioè nel senso è uguale, Ah, questa identica, parte qua, questa brava. gliela metto nella parte al contrario, e loro mi devono, in che modo, mentre stava correndo, ha messo il piede, io non Brava. faccio altro che copiare, Copiare. sì, no, non faccio altro che una copiatura, mentre Certo, stava certo. correndo, ha messo il piede male, il piede destro e il piede sinistro, però come dici tu, vedi la relazione docente, però devo essere sempre autorizzata a metterla, capito? Perché quando io lavoro. No, io allora ti dico una cosa, per me la relazione docente è parte integrante dell'infortunio, nel senso che il docente me la consegna ed è obbligato a consegnarmela perché lui ha il dovere di sorveglianza sull'alunno. Dopodiché quella è parte integrante dell'infortunio. Io la allego all'infortunio e ti dico che a me non è capitato, potrebbe darsi che qualche volta mi chiamerà Lina e mi dice: ma che cavolo stai combinando? Fino a mo' non mi è successo, perché io ritengo che, diciamo, relata refero, allora nel momento in cui tu giustamente, se tu hai stampato questa parte qua, loro te la compilano, cioè se tu l'hai stampata e loro te la compilano, Sì, la è compilano. un'ottima cosa, questa è una buona cosa ed è una Loro buona mi dicono, che idea. ne so, che tipo di lavorazione stava svolgendo. Stava correndo all'interno della palestra. Al momento dell'infortunio, che cosa stava facendo in particolare il lavoratore, beh, in questo caso il studente, stava saltellando la corda. E io scrivo, stava saltellando. Che cosa è successo? Non ha visto la corda. Io metto non ha visto. Di conseguenza, cosa è avvenuto? Lì mi vado a leggere il referto del pronto soccorso, che ne so, distorsione, insomma, quelle menate lì. Capito?
Capito? Perciò io spero di non aver fatto mai niente che No, possa. ma sicuramente non è. Finora nessuno mi ha chiamato, solo una volta l'INAIL, e io in quel caso lì ho detto gli allego e le metto: no, no, signora, quella parte lì non ci interessa, lei deve rispondere solo alle domande. Allora, ci sono casi e casi. Tenetela presente questa opzione, così come tenete presente l'opzione di Angela, dipende anche molto dal dirigente. No, hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Allora, queste qua, comunque questa è una relazione di infortunio molto semplice. In conseguenza, più o meno, diciamo, ce li ho messi i campi, diciamo, ok? In conseguenza di quanto sopra descritto, che danni riportava l'infortunio, questo l'abbiamo messo perché dobbiamo Scusami, sempre prestare soccorso, è in ok? scadenza. Allora, ci sono tutta una serie di è una cosa ci sono una serie di circolari. L'INAIL, per esempio, non liquida gli infortuni in itinere degli alunni. Non liquida gli infortuni, allora, nell'alternanza scuola-lavoro, ti faccio un esempio, infortunio in itinere, tragitto dell'alunno da casa sua all'azienda non è stato liquidato, da scuola all'azienda viene liquidato perché viene considerato infortunio in itinere in quel caso. Non liquida, per esempio, liquida l'infortunio in itinere dei docenti solo un'ora prima dell'ingresso a scuola, un'ora dopo dell'uscita a scuola. Liquida fino al, con una circolare, mi pare, del 2003, che poi dopo c'è stato un aggiornamento nel 2011, in pratica i docenti venivano liquidati solo quelli che avevano. Che utilizzavano per il loro lavoro strumenti informatici. Tieni presente che diciamo, gli strumenti informatici, e quindi inteso la LIM, all'infanzia è stata introdotta, io credo, insomma, noi ce l'abbiamo all'infanzia la LIM, però tecnicamente un docente dell'infanzia potrebbe avere difficoltà a farsi liquidare. Ci sono una se volete anche questo, io ce l'ho, sicuramente ce l'ho la normativa, tutto a memoria, non me lo ricordo, mi rifiuto Ma in categoricamente. effetti, Barbara, scusa, ma in effetti difficilmente l'INAIL entra in gioco, però c'è l'assicurazione, tu ti agganci con l'assicurazione, giusto? C'è Okay. Entro l'assicurazione, 30 sì. giorni poi dobbiamo fare l'assicurazione. Ovviamente, io qui non l'ho messa perché poi ognuno ha la propria, però entro 30 giorni c'è l'assicurazione, assolutamente sì, ovvio, tu entro 48 ore fai la comunicazione all'INE, ma l'assicurazione anche per i docenti si fa per questo motivo qua, perché in realtà, diciamo, l'infortunio sul lavoro di un docente, insomma, non è che l'INAIL copre tantissimo, proprio per il motivo per cui noi siamo come impiegati scuola, appunto, facciamo quella famosa denuncia conto Stato. Per cui che cosa succede? Che siccome non paghiamo come scuola, la scuola non paga come le altre aziende un premio INAIL, perché l'azienda paga un premio INAIL fisso che di solito è più alto. Okay? Di quello che degli incidenti che possono occorrere all'interno di un'azienda e quindi l'INAIL è sempre coperta. Se io come scuola non lo pago e pago solo una piccola percentuale nel momento in cui qualcuno si fa male, è evidente che la tutela che io ho dall'INAIL non è proprio il massimo. Però io ho sicuramente una vecchia cosa di tecnica della scuola che spiegava precisamente quando e come avvenivano le liquidazioni. Detto questo, però, alla fine a noi interessa, ci può interessare per cultura personale, io ricordo di averla letta, però ci interessa relativamente perché comunque sia io la denuncia all'INAIL la devo fare. Poi liquida o non liquida, cosa liquida e quanto liquida, diciamo, ripeto, ce lo possiamo andare a vedere per cultura personale. Quello è Però. un atto dovuto. Anche importante l'assicurazione, perché Sì. l'assicurazione lì vengono pagati, in questo senso io volevo dire, nel senso che l'assicurazione ci sono delle clausole dove appunto anche per, che ne so, piccoli furti o si rompono gli occhiali, ma quella appunto è un'altra tipologia di Questione. situazione.
Sì, poi dipende chiaramente dalla polizza che avete, però in genere, ha ragione Angela, coprono gli furti, smarrimenti, danneggiamenti, dovrebbero coprire danneggiamenti. Raccontavo a Angela oggi che insomma, il nostro caso, per esempio, una docente alla quale il bambino autistico aveva rotto gli occhiali, l'assicurazione non glieli voleva rimborsare. Vabbè, detto questo, però sì, l'infortunio tu lo fai entro 48 ore all'INAIL, dopodiché hai 30 giorni per farlo alla tua assicurazione, che normalmente paga qualcosina in più. Bene, diciamo. Allora, questo è quello che vi dicevo del 12 novembre. Eccola qua. C'è questa modifica, indicazioni per denunciare un infortunio per malattia dal SARS-CoV-2 ed è del 12 novembre, perciò vi dico, vi so dire molto poco, io lo porto alla vostra attenzione, anzi se qualcuno ha notizie più recenti, sperando che non ci succeda mai, però ecco qua, infatti le dice che sono state aggiornate le regole di compilazione appunto della malattia infortunio. Proprio perché nel momento in cui vai a spuntare questa cosa, evidentemente ci sono, poi ti devi andare a vedere il manuale di come devi andarti a compilare quella parte che riguarda natura della lesione, sede della lesione, riferita però al Covid. Bisogna poi scaricarsi il manuale, Ma c'è il è già manuale. arrivata la circolare dal ministero, quindi che Allora, è cosa? arrivata una cosa. Aspetta, fammi vedere se la trovo. Aspetta un po', vediamo. Vi devo. Non lo Vabbè. so. Meglio magari quando se dovesse arrivare qualcosa oppure andiamo in internet, non ti preoccupare, Perché Barbara. mi ricordavo cioè mi ricordo che me l'hanno girata, però non la trovo. Ma niente. Sei stata chiara, mi sembra che hai detto tutto. Sì, no, ha detto Mi tutto, ha fatto anche un tutto. bel conforto Io che li tra faccio da un po' di anni, ha Milano detto e tutto. Anzi, Napoli. Milano e Vuoi Napoli, fare? Palermo. A Palermo, vabbè. E io sono di Palermo, però lavoro a Chi è di Milano. Palermo? Ah, Angela, Angela. Un No, confronto sei tra Milano stata e molto Napoli. esaustiva. No, no. Sei entrata nel merito, nel senso che le informazioni che date sono state Ah, dettagliate. meno male, grazie. No, ma poi è sempre buono confrontarsi. Io. Cioè. Vabbè. Ciao Ciao Barbara, ragazzi, buonanotte, buonanotte, ecco, buonanotte, riflettiamo grazie. perché poi tanto cosa Buonanotte. c'è da fare?